Ilaria Pericoli, stilista. Ilaria Pericoli veste le spose. Non importa la tua età, il tuo peso o la tua altezza. Ilaria Pericoli veste tutte le spose. Ogni donna è unica ed ogni sposa sarà unica con l'abito disegnato e realizzato per lei da Ilaria Pericoli. Non importa quanti anni hai, se sei alta, bassa, magra o formosa. Dal disegno alla realizzazione, ogni modello è un modello unico. Unico come te. Ilaria Pericoli, stilista. Atelier Ilaria Pericoli, stilista, abiti da sposa. Via Isonzo 1, Montevarchi, zona Ginestra. Buonasera, benvenuti. Questa è la passeggiata a mare di Sanremo, una passeggiata tutta tempestata di... Buonasera signora, senta, posso chiederle una cosa? Perché Sanremo si fa a Sanremo e non da un'altra parte? Ma perché Sanremo è Sanremo. Ma che bello, perché giustamente... Perché è la città dei fiori, è la città dell'amore, delle canzoni. Sì, è nato a Sanremo. Lo so che è nato a Sanremo, però io dico, è vero, Sanremo c'è un bel mare. Anche. Si sta benissimo a Sanremo, c'è un clima meraviglioso. Io sono senza giacca, anche voi siete vestiti... Però si poteva fare anche da un'altra parte, no? Festival di Tirrenia. Suona male. Suona male, veramente. Perché anche a Tirrenia c'è il mare. Sanremo è Sanremo, dicono. Sanremo è Sanremo, e il festival può stare... Qualcosa di più, poi siamo in centro. Vuol dire che siamo comodità per l'Europa, per tutti. Siete comodi? L'avete visto? Noi abitiamo qui. Sì, sì, ma avete visto il film? Sì, sì, sì. Chi vince? Ma Chiara, non lo Chiara, so. Chiara, le piace Chiara. Forse il volo. Forse il volo. Forse anche il volo lo meriterebbero, sono giovani, perché no? Masini? Beh, sì, noi abbiamo origine anche in Toscana, perché no? Perché no? Doveva essere una presentazione diversa, ma perché no? Voi ormai mi sapete, cioè lo sapete, io non sono quel presentatorino preso che si mette lì impalato e non mi riesce. Avete sentito, i signori, li ho tirato un po' fuori. Marco Masini, io quando vengo a Sanremo ho sempre un obiettivo, vale a dire cercare di intervistarli tutti, cercare di realizzare un buon speciale, un buon collegamento con voi. In questo caso quest'anno avevo anche un doppio obiettivo che riguardava proprio Marco Masini. Io devo portarti i saluti di una persona, Donatella Minardi. Ah sì, sì, saluta. Che te la risaluto con le piedi, perché se non li ho portato, se non ti portavo i suoi saluti mi avrebbe ammazzato. Mentre la passeremo. La facevo meno cattiva. No, ma a me sì, perché conoscendo la tua amicizia con lei, mi ha detto, se non mi saluti Marco, è finita fra noi. E siccome ci tengo ancora la sua amicizia, volevo salutarti. Però a parte i saluti della Doni, ben tornata a Sanremo. Da domani cosa succede? Cioè, è finito il festival. Esce un disco, è uscito oggi, si chiama Cronologia, è un'antologia di un triplo album con 42 canzoni di inediti, ce sono 5. E tante canzoni del mio passato, successi e non, per raccontare meglio la storia, per chi non la conosce in maniera approfondita, di Marco Masini. Quello è impossibile, Marco, non conoscere la tua storia, dai. Cioè, a volte me ne dimentico anche io, Ti ringrazio, Marco. Grazie a voi, ciao. Ma dedicato a
E poi mi chiedono perché a me piace venire a Sanremo. Ovviamente perché mi piace il festival, lo seguo da sempre, da quando ero un ragazzino. Ho iniziato a venire come inviato dal 93 e quindi il festival a me piace indubbiamente. Però guardatevi un attimo intorno, come si fa? Come... cioè anche questo è un motivo per cui io vengo volentieri a Sanremo. Vengo volentieri a Sanremo e ci torno volentieri a Sanremo. E non sono però l'unico che ci viene volentieri e ci torna volentieri, ci tornano anche volentieri i protagonisti dei passati festival. Per esempio Piff, che l'ha co-condotto l'anno scorso, o meglio, Piff faceva l'introduzione l'anno scorso, e io immaginavo ovviamente che sapesse tutto sul festival di quest'anno. E invece sentite che mi ha detto. Allora Piff, ciao, ben ritornato a Sanremo, si torna solo per delitto. Si torna solo per delitto, sì. Presidente, l'anno scorso avevo ucciso una persona e sono tornato con arroganza. No, non avevi ucciso nessuno? No, l'anno scorso ti sei divertito. Sì. Quest'anno sei arrivato? No, sono arrivato da qualche tempo, sto facendo un programma radiofonico su Radio 2, si chiama I Provinciali, di solito mi vengono la mattina, però visto che c'è il festival, siamo dalle 17 alle 18. Ma l'hai visto un pochino il festival di quest'anno? Dico che c'è questo problema, perché la sera andiamo da Radio 2, da Carolina Di Romeo, sì. Che commenta il festival, solo che quando Conti parla, noi commentiamo, cioè, io in realtà mi sono ecco una zecca, mi ha detto vieni passate, io non mi muovo più da là, certo. Quindi quando Conti parla noi parliamo sopra, perché è così presto. Quando ci sono le canzoni io mi distraggo, quindi parlo con altri, quindi praticamente pur essendo sotto il palco dell'Aristo, non ti chiedo un pronostico. No, ho la più pari idea. Poi il pronostico. La sincerità. No, purtroppo. No, tifo per alcuni, se no alcune mi fanno più simpatia, mi piacciono di più, però le canzoni ancora non. Vabbè, le sentirai poi, a posteriori. Sì, beh, è impossibile non sfuggire alle canzoni di Sanremo. Certo, grazie Tifo. Prego. Ma c'è anche chi il palco del festival l'ha conosciuto veramente bene, l'ha calcato e sono stati dei grandi mattatori. E immaginavo quindi che tornare al festival dopo il grande successo che hanno avuto sarebbe stato per loro una passeggiata. E invece guardate come erano tesi Luca e Paolo. Grazie, Valdarno Channel, siamo una televisione toscana. Paolo, Luca è alle sue spalle, si torna sempre sul luogo del delitto allora? Sì. Ci si torna volentieri? Sì, assolutamente, siamo contenti di essere qui. Questo ci credo, ma sai che siamo contenti anche tutti noi, perché io ho ancora un grande ricordo del vostro Sanremo. Speriamo che... Tu come lo ricordi quel Sanremo? Che rimanga questo bel ricordo. No, dai, ma sicuramente, perché no? Poi... è sempre un palco difficile, quindi vediamo come andrà. Sì, però voi siete una garanzia. Ma guarda, non mettiamo il carro davanti ai buoi, è bello essere qua, abbiamo lavorato seriamente, divertendoci, e speriamo che si divertano anche gli altri. Ma noi di sicuro. Grazie Paolo. Grazie a te. Grazie. Ciao. Si fa proprio una battutina, dicevo ora col tuo socio si torna sempre sul luogo del delitto. Sì, speriamo di non tornarci da cadaveri. No, quello perché voi ormai siete una garanzia. Sanremo voi l'avete fatto, l'avete animato, forse uno dei Sanremi più carini con voi. E ci si torna. Speriamo di... sì, io sono un po' teso per stasera. Dai, perché no, i comici perché? Finora hanno fatto avuto qualche difficoltà. C'è stato un Sanremo strano quest'anno per quanto riguarda tutto il reparto comico, che hanno lasciato un pochino così. Però, insomma, tu e Paolo non siete proprio così da improvvisare su quel palco. No, però... Poi avendolo già vissuto è sicuramente diverso. Sì, io non mi fido di Sanremo, è una cosa che bisogna prendere sempre con le pinze. Noi è sempre meglio arrivare avendo paura di scottarsi che poi ritrovarsi scottati, per cui oggi sarà una giornata di grande concentrazione. Tu non ti fidi, però noi come pubblico ci fidiamo di voi. Grazie mille. Tutti vogliono dire la loro sul festival, anche i nostri amici, che ora mi va via, finora mi parlava. Vieni, come si chiama? Leo, vieni. Allora Leone, ciao Leone, mi dici qualcosa su questo festival? Per ora è più interessante. Ecco, Leone, dimmi, mi ha spaventato. Leone, vieni Leone, vieni cucciolo, vieni. Che dirvi? È un duro lavoro, però qualcuno deve pur farlo, e
è toccato a me, anche quest'anno è toccato a me venire a Sanremo e prendere anche, come dire, dover supportare anche la tristezza di chi è stato escluso dalla kermesse o di chi è comunque in bilico, a rischio eliminazione, perché quest'anno è tornata la gara a Sanremo, sia fra i big che fra le nuove proposte. E fra i big, un big a rischio eliminazione è Gianluca Grignani. Allora, ciao Gianluca, un bel ritorno sul palco dell'Ariston. Ti sei, hai detto, stai ritornando verso il cantatorato, quello classico. Sì, sì, in realtà era un po' quello che ho sempre voluto fare, anche quando ero un ragazzino, pretendevo di essere un cantautore e con gli anni probabilmente questa cosa è maturata. Adesso ovviamente a 42 anni hai più sicurezza, sai anche chi sei e sai anche che cosa vuoi, e sicuramente in questa canzone lo dico, ma è una canzone dedicata molto alla gente, è una canzone molto umile in realtà, perché non parla solo di me, parla di noi tutti, te, me, lui, cioè noi abbiamo bisogno, secondo certo, me, di un collante, no? Tra i nostri pensieri, perché questo momento è critico, è criptico e critico. E quindi io quello che ho cercato di fare è scrivere una canzone che metta d'accordo i nostri pensieri, ma neanche d'accordo, che li unisca. E quindi quello che voglio è arrivare alla gente. Io ti ringrazio per questo. Senti, tu sei appena uscito con un disco, perché a settembre certo, sei uscito. Adesso sei a Sanremo, quindi ci sarà una riedizione. Cosa c'è di diverso rispetto alla prima versione? Ci sono 5 pezzi in più. C'è un pezzo ci sono 2 pezzi nuovi, c'è Sogni Infranti, c'è una versione nuova di Come un tramonto, c'è un duetto con Emi Schilla su Fuori dai guai e c'è Vedrai, vedrai di Tenco in questa nuova versione di stasera. Io ti ringrazio molto e a presto negli stadi. No, partiamo da 3.000 metri dal Presina su un palco di ghiaccio. Ah, ma che bello! E arriviamo a Taormina al Teatro Greco e passeremo anche per la Toscana. Saremo a vederti. Grazie ancora. Grazie Gianluca. Ciao. No, ho trovato anche la cabina, a me mi sembra veramente di essere già al mare, ma parlavamo di esclusioni. Quest'anno la gara è subito, fin dall'inizio, anche fra le nuove proposte. Ogni puntata si scontrano l'uno con l'altro due nuove proposte, uno passa e accede alla finale, uno ahimè viene eliminato. Fra queste eliminate una ragazza veramente carina, con una gran voce, e per i ragazzi comunque l'importanza tante esserci, perché lo sentirete anche nel corso di questi collegamenti, in tanti mi hanno detto l'importante è esserci stati e poi appunto continuare. Fra queste anche Shanti mi ha detto proprio questa cosa, ma Shanti ha fatto anche un qualcosa in più. Eccolo lì. Ciao Shanti, ben arrivata a Sanremo, prima esperienza, bella immagino. Molto molto bella, molto emozionante, intenso. Allora, al verdetto, ora al di là di come è andata, tanto andrà sicuramente bene dopo, no? Grazie. Però ti vedevo, stavi guardando un po' dappertutto, che cosa pensavi in quel momento? Avevo addocchiato mia mamma nel pubblico. Ah, che bello. E quindi mi sono girata verso di lei e mi stava dicendo qualcosa, quindi cercavo di capire cosa, però poi dopo me l'ha detto al telefono. Tra l'altro la vostra è stata una gara veramente dura, breve, perché secondo me dovevate passare tutti, poi uno doveva passare e quindi va bene così, va bene, no, così. No. Quindi Sanremo una grande vetrina, sì. Che cosa succede già da oggi per Shanti? Da oggi succede che finisco questa esperienza qua, finisco tutte le interviste, lunedì rientro in studio, mi rimetto a scrivere, mi rimetto a lavorare e vi farò sentire tutto quello che faccio. Che è la cosa migliore poi. Che poi è la cosa migliore, perché poi l'obiettivo è suonare, suonare, suonare. Perché Sanremo è una volta. Sanremo è una volta. Il tuo lavoro deve andare avanti per sempre. Sì, hai detto bene, io ho scelto di farla musicista a 18 anni, mi sono iscritta in conservatorio, il mio piano B è la musica, insegnerò musica e suonerò sempre. E noi ti vogliamo però anche sentire cantare, perché sarebbe un peccato non sentire più la tua voce. Quindi volete che vi canti qualcosa? Ma anche ora, se vuoi, a cappella. Ah, ma anche ora qua. Certo, perché no? Resta solo un bacio tra noi e poi vai da lei senza cuore. Grazie Shanti. Signore e signori, Shanti. Grazie. Non è una nuova proposta, però è da poco sulla scena musicale e comunque è già fra big. Ha una voce importante, ha un bel pezzo a Sanremo. Forse non verrà capito subito, forse è uno di quei classici pezzi che dovremo ascoltare un po' di più. Lei viene dalla Sardegna ed è Bianca Azzei.
Biancazzei, allora, com'è andata? Come ti sei sentita sul palco? È tanto emozionata, felice, poi a un certo punto mi sono lasciata andare, ho pensato soltanto a cantare e fare bella figura. Senti, io ti posso dare il nostro grazie personale per quello che hai fatto sul palco. Grazie. Cosa sarà? Tanto sappiamo, Sanremo è una vetrina e quindi non parliamo tanto di Sanremo, ma cosa sarà domani, o meglio dal lunedì, per Biancazzei? Ma in realtà da oggi, perché da oggi esce, certo, il mio disco in tutti i negozi, quindi per me questa era la cosa più importante e sono felice perché è un disco di cuore, di pancia, tanto lavorato e tanto atteso. Grazie mille Bianca, grazie, buon Sanremo. Grazie, grazie mille. Mi sento un po' il sirenetto di Sanremo in questo momento e devo dire la condizione, la posa è alquanto precaria, perché con la sabbia sotto le suole delle scarpe si rischia realmente di scivolare. Ma a parte questo, che non c'entra nulla ovviamente con Sanremo, parliamo della giuria. Quest'anno, soprattutto nelle prime due puntate, c'è stata una giuria divisa al 50%, in modo da che potesse esprimere realmente un giudizio imparziale. 50% formato dai giornalisti accreditati alla 65esima edizione del Festival di Sanremo, l'altro 50% dal televoto. I risultati sono quelli che state vedendo. Andando avanti nei prossimi giorni, si aggiungerà a queste queste due forme di giurie anche una giuria di esperti. Fra gli esperti, Claudio Cecchetto. Claudio, si possono fare due parole, proprio una battuta sul festival? Ci si mette... che cosa? Cosa vuoi sapere? Voglio sapere cosa ne pensi di questo 65esimo festival. Bene, bene, condotto bene, mi sembra che non ci siano state polemiche, ci siano stati solo risultati, per cui complimenti a Conti, naturalmente complimenti anche a chi l'ha organizzato. Indubbiamente, il livello delle canzoni? Ma il livello delle canzoni ho visto che è piuttosto omogeneo, mi sembra che rispetto a una volta che beccavi subito non la bella canzone ma la brutta canzone, non ci sono brutte canzoni. Adesso vediamo quale tra queste emergerà. Hai già un favorito, uno stichino? No, un po' presto, poi faccio parte della giuria, lo so, e non vorrei che poi magari indovino la previsione. Quindi no, diciamo poi... non ci sbilanciamo. Quest'anno fra l'altro è stata voluta non la cosiddetta giuria di qualità, ma una giuria di esperti veri, cioè persone che hanno fatto della musica la loro vita. Qual è il metro di giudizio per giudicare una canzone? Beh, guarda, sempre l'orecchio, il gusto, ascoltare ogni tanto anche con il cuore. Non vi dico, dietro di me c'è un mare che è uno spettacolo, l'ho toccato prima, l'acqua è caldissima, è un febbraio meraviglioso in questo momento a Sanremo, e niente, non potevo che non testimoniarvi, sto cercando di andare sempre più in mezzo al mare, ma ovviamente vestito come sono non potrò fare più tanto, anche se qui sotto lo scoglio è bagnato e arrivano anche un po' di schizzi. Ma a parte questo, mi sposto un attimo perché lì sono veramente in una situazione critica. A parte questo, volevo dire che Sanremo non è soltanto cantanti e canzoni, Sanremo è anche i fan. Ci sono negli alberghi tante persone che aspettano che arrivi il loro beniamino, e quando succede, all'incirca succedono scene come questa. Guardate quando è arrivato Giovanni Allegri. Ciao Giovanni. Ciao. Giovanni, vi presento Fra Giovanni. Allora, quest'anno non c'è la cosiddetta giuria di qualità, ma c'è la giuria degli esperti, fortunatamente, perché il giuria quest'anno, la giuria degli esperti deve avere un curriculum che parla di musica. Put a caso, Giovanni Allevi fa musica, giusto? Sì, dunque. Dunque, quale sarà il tuo metro di giudizio per giudicare le canzoni di Sanremo? Ma io non faccio parte della giuria di qualità. No, lo so, ma nel senso che sei a Sanremo. No? Quindi darai un giudizio, ti chiederanno un giudizio. Perché sono a Sanremo? Perché sei a Sanremo? No, lo per partecipare al festival. Come mai? Come ospite. Oh, no, ma io questo. Meno male. Giovanni, lo sapevo che tu non sei. Non è ospite. Che sono in crisi. No, che tu sei ospite a Sanremo. Però mi immaginavo che tanti intervistatori come me ti chiedessero il tuo giudizio sulla qualità delle canzoni del festival. E invece nessuno, quindi, te l'ha mai chiesto finora, sono stato il primo. Sì. Continua a non comprendere pienamente il senso di questa domanda. Proviamo in un altro modo. Come si fa a giudicare una canzone? Allora, uno l'ascolta e se ti piace la canzone, a posto. Si va solo sul giudizio di gusto. No, è fondamentalmente un giudizio soggettivo, okay, che ha a che fare con l'emozione, che ha a che fare con
il testo e con l'identificazione a quel testo e a quelle melodie. Ecco qua. Bene, io ti ringrazio. Grazie. Buona serata stasera. Grazie. Buon Sanremo. Ciao, ciao Giovanni. Ciao. La dura vita dell'inviato a Sanremo è fatta soprattutto di attese. Fortunatamente ho l'appoggio al banchino di Fuori Sanremo di Radio Italia, perché altrimenti qui le poltrone ovviamente sono tutte occupate e dobbiamo lasciarle stare, c'è una certa età, giro, e quindi noi, diciamo più giovincelli, si fa per dire anche quello, ci dobbiamo arrangiare appoggiandoci. Questa è la vita dell'inviato, fra persone che ti diniegano l'intervista, come la signora Alba Farietti, gentilissima, si fa per dire, e tanti altri che scappano. Avete visto passare il volo, ma non è colpa loro, non sono cattivi, è che li disegnano così. Buongiorno Alba. Ho menato la bandiera perché finisce questo nostro primo appuntamento. Noi ci ritroveremo sempre da Sanremo, ovviamente domani ancora, per testimoniarvi quello che sta succedendo non sul palco ma dietro il palco della 65esima edizione del Festival di Sanremo. Ilaria Pericoli, stilista. Ilaria Pericoli veste le spose. Non importa la tua età, il tuo peso o la tua altezza, Ilaria Pericoli veste tutte le spose. Ogni donna è unica ed ogni sposa sarà unica con l'abito disegnato e realizzato per lei da Ilaria Pericoli. Non importa quanti anni hai, se sei alta, bassa, magra o formosa, dal disegno alla realizzazione, ogni modello è un modello unico. Unico come te. Ilaria Pericoli, stilista. Atelier Ilaria Pericoli, stilista, abiti da sposa. Via Isonzo 1, Montevarchi, zona Ginestra.